Oggi due importanti intitolazioni qui da Alie. Sì, oggi è una giornata particolarmente importante per Alie. Abbiamo intitolato una via al dottor Aldo Roletto e il salone polifunzionale all'architetto Franco Paglia. Due persone illustri del nostro paese che ci hanno lasciato e proprio per i meriti che hanno avuto nella loro vita personale e professionale abbiamo deciso di intitolargli questi due luoghi pubblici. Il dottor Aldo Roletto è stato l'ultimo medico condotto di Alie fino a quando si è esaurito appunto il ruolo dei medici condotti negli anni 70. Una vera istituzione, era il medico per tutti, un uomo che dava la sua disponibilità come il suo ruolo prevedeva 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno e per tutti era, con tutti aveva stabilito un legame indissolubile, umano e professionale che ancora oggi fa sì che tutti quanti lo ricordino con enorme affetto. Invece la figura di Franco Paglia, l'architetto per antonomasia, è stata una figura poliedrica per quanto riguarda il comune di Alie. Abbiamo deciso di intitolare a lui il salone polifunzionale perché è stato colui che l'ha ideato insieme a Walter Acquadro, allora sindaco, oggi consigliere comunale. Insieme hanno cercato i fondi e l'hanno progettato fino ad arrivare a quello che oggi vediamo. Bisogna ricordare che l'architetto Paglia ha donato la sua attività per effettuare il progetto e la direzione lavori per realizzare il salone e quindi è stato secondo noi giusto tributo per ricordare la sua figura, intitolarlo a lui. Poi oltre a questo merito importante, Franco Paglia fu una persona che dedicò tantissimo ad Alie. Fu veramente un benefattore a 360 gradi, ha gestito tanti eventi, tante situazioni all'interno del paese, come ad esempio è stato organista della chiesa parrocchiale per ben quasi 70 anni, quindi insomma un record a tutti gli effetti. Fu un uomo che ebbe un'attività professionale molto intensa, fu appunto architetto, progettista, titolare di un'azienda importante ed affermata e quindi un uomo di cui ci sarebbe tanto da dire e che oggi è stato detto anche nel corso di questa intitolazione. Durante la cerimonia è stata anche donata una targa a Walter Acquadro. Sì, ho voluto fare questa sorpresa a Walter in quanto, come ho detto poco fa, l'architetto Paglia è stato colui che ha progettato il salone, ma con Walter Acquadro ha costituito un binomio importante grazie anche alla caparbietà proprio di Walter che per diversi mesi, dopo che è stata presa la decisione di realizzare questa struttura, ha cercato i fondi e alla fine è riuscito a portare a casa le disponibilità economiche necessarie a realizzarla e quindi grazie a questo binomio, a Quadro Paglia, se oggi abbiamo il salone polifunzionale e ho voluto così oggi fare una sorpresa all'amico Walter, come dicevo ancora consigliere comunale, per tributare il giusto merito anche di fronte alla popolazione aladiese. Walter Acquadro è stato in amministrazione comunale per ben 29 anni, alternando il ruolo di sindaco, vice sindaco, consigliere e assessore ed è stato veramente un instancabile promotore, come abbiamo scritto sulla targa, della realizzazione del salone e anche della sua intitolazione all'architetto Franco Paglia. Quindi ho ritenuto giusto oggi tributare anche lui i giusti riconoscimenti per il grande lavoro che ha fatto in questi anni.